Ciao a tutte piccole sarte, oggi realizzeremo un abito base a tubino. Prima però una breve introduzione sulla storia del tubino. Nasce in Francia nel 1926 sotto il nome di Petite Robe Noire. La creatrice è la famosa stilista Gabrielle Chanel, meglio conosciuta come Coco Chanel. Il tubino nero diventerà il vestito più famoso del mondo negli anni 60, quando Audrey Hepburn lo indosserà nel film Colazione da Tiffany. Da quel momento in poi il tubino diventerà l'abito femminile più desiderato. Con l'avvento del tubino è cambiato il concetto di eleganza. Se un tempo infatti essa era sinonimo di sfarzo ed era rappresentata da vestiti colmi di decorazioni e trine, dagli anni 20 in poi divenne sinonimo di semplicità. Ancora oggi il tubino è fedele al suo progenitore degli anni 20, un vestito attillato senza maniche, preferibilmente nero. Il modello in nero sta bene a tutte, ma è sempre bene scegliere quello più adatto al proprio corpo. Innanzitutto deve calzare a pennello, deve infatti esaltare le vostre forme con sobrietà e l'unico modo per farlo è che la taglia sia esattamente la vostra, né più né meno, oppure farlo su misura, come vedremo in questo video. La versabilità di un abito è stata per gli anni 20 una vera rivoluzione. Le donne a quel tempo dovevano cambiarsi d'abito continuamente per apparire perfette in ogni occasione, ma con l'avvento del tubino nero tutto questo divenne finalmente evitabile. E se per la donna moderna non possiamo parlare di rivoluzione, essa può essere di certo considerata una benedizione. La donna di oggi è spesso costretta a uscire di casa la mattina per il lavoro e poi a rimanere fuori fino a sera inoltrata, a causa dei mille impegni. E poter indossare un abito sentendosi sempre adeguata ad ogni situazione è senza dubbio una conquista, un abito che proprio per questo motivo non uscirà mai dai canoni della moda. Come diceva Coco Chanel, la moda passa, lo stile resta. Per prima cosa prendiamo le misure. Iniziamo con le misure verticali. Prendiamo la misura dalla spalla allo scalfo, ovvero il giro manica, ovvero dalla spalla al torace, il punto sotto l'ascella, poi dalla spalla alla vita e dalla vita al bacino. Poi segniamo la lunghezza totale del vestito. Passiamo alle misure orizzontali. Prendiamo la circonferenza del collo, la larghezza delle spalle, la distanza dei seni, quindi da un capezzolo all'altro, la circonferenza del torace, la circonferenza seno, la circonferenza vita e la circonferenza bacino. Iniziamo a costruire il cartamodello. Partiamo dalla metà dietro del cartamodello. Si disegna sempre la metà dietro del cartamodello e la metà davanti. Infatti le misure delle circonferenze verranno sempre divise per 4 e poi aggiunta la vestibilità. Disegniamo un rettangolo dove il lato lungo corrisponde alla lunghezza totale del vestito, quindi dalla spalla all'orlo. Il lato corto invece corrisponde alla misura della circonferenza bacino diviso 4 più 0,5 cm di vestibilità. Se il tessuto è abbastanza elastico non mettete la vestibilità. Se addirittura è molto elastico, dovrete toglierla invece di aggiungerla. 0,5 cm di vestibilità si usa per un cotone con un po' di elastan, un po' elasticizzato. Chiamiamo l'angolo in alto a destra del rettangolo A. Da A in verticale mi abbasso della misura spalla-scalfo e segno il punto B. Di solito la misura spalla-scalfo è di 21 cm. Sempre da A in verticale segno la distanza spalla-vita, il punto C. Da C segno la distanza vita-bacino, il punto D. Adesso metto in squadra, in orizzontale, tutti i punti trovati e traccio da questi una linea che va fino all'altro lato del rettangolo. Abbiamo trovato così la linea torace, la linea vita e la linea bacino. Da A in orizzontale mi sposto della misura corrispondente alla circonferenza collo diviso 4 e trovo il punto F. Sempre da A mi sposto tanto quanto la larghezza spalle diviso 2 e trovo il punto G. Dal punto F mi sposto verso l'alto di un centimetro e trovo F1.
Dal punto G mi abbasso di 0,5 cm e trovo G1. Unisco i punti F1 e G1 ed ecco la linea spalla. Dal punto B mi sposto in orizzontale della circonferenza torace diviso 4 più 0,5 di vestibilità e trovo il punto H. Dal punto C mi sposto in orizzontale della circonferenza vita diviso 4 più 0,5 di vestibilità più 2 cm di spazio pens e trovo I. Da C misuro in orizzontale 10 cm e segno sulla linea vita il punto L. Da L mi sposto a destra di 1 cm e trovo il punto N e a sinistra di 1 cm e trovo il punto M. Metto in squadra in verticale il punto L per 14 cm verso l'alto e trovo O e 14 verso il basso e trovo P. Unisco i punti OM e ON, PL e PM e la pence è pronta. Il punto formato dal lato lungo sinistro del rettangolo e la linea che parte da D è il punto Q. Riporto questa stessa misura anche sulla linea del fondo dell'abito e trovo il punto R. Dal punto H disegno una linea morbida per il fianco e unisco i punti HI, QR. Ora dalla punta spalla G' disegno una linea morbida che rappresenta il giro manica scalfo. Dal punto A mi abbasso di 1 cm e trovo A'. Unisco A' con F' con una linea morbida e trovo il giro collo dietro. Questa è la metà del cartamodello dietro finita. Disegniamo una freccia che va dalla spalla all'orlo dell'abito che indica il dritto filo. Ci servirà poi per posizionare il cartamodello sulla stoffa. Passiamo ora alla parte davanti del cartamodello. Ripetete i passaggi di prima per la costruzione del rettangolo e i punti A, B, C, D, E e i punti F e G. Dal punto F mi sposto verso l'alto di 1,5 cm e trovo F'. Dal punto G mi sposto verso il basso di 1 cm e trovo G'. Unisco i punti F' e G' ed ecco la linea spalla. Dal punto B mi sposto in orizzontale della circonferenza torace diviso 4 più 0,5 cm di vestibilità e trovo H. Se la misura del seno è superiore a quella del torace, aggiungo la differenza tra la circonferenza seno e quella del torace e trovo H'. Dal punto C mi sposto in orizzontale della circonferenza vita diviso 4 più 0,5 cm più 2 cm spazio pens e trovo il punto I. Da C misuro in orizzontale la metà della distanza seni e segno sulla linea vita il punto L. Da L segno 1 cm per parte e trovo M e N. Metto in squadra in verticale il punto L per 14 cm verso l'alto e trovo O e 14 verso il basso e trovo P. Unisco i punti ON e OM, PL e PM e la pence è pronta. Dal punto D in orizzontale mi sposto della circonferenza bacino diviso 4 più 0,5 cm e trovo il punto Q. Riporto questa stessa misura anche sulla linea fondo abito e trovo R. Dal punto H disegno una linea morbida per il fianco e unisco i punti H', I, Q, R. Ora dalla punta spalla G' eseguo una linea morbida del giro manica scalfo. Dal punto A mi abbasso di 9 cm sulla linea centro davanti e trovo A'. Unisco A' con F' con una linea morbida e trovo la scollatura davanti. Questa è la metà davanti del cartamodello finita. Ora disegno una freccia dalla spalla all'orlo per segnare il dritto filo. Disegniamo ora le paramonture, ovvero quei pezzi di stoffa che fungono da risvolto per il giro manica e lo scollo. Disegniamo una linea morbida che va dal giro manica allo scollo e dista da questi due 10 cm. Passiamo al posizionamento. Piegate la stoffa in due, dritto contro dritto. Posizioniamo il cartamodello con la linea del dritto filo parallela alle cimose.
La parte davanti del cartamodello va posizionata con la linea centrale lungo il ripiego della stoffa, perché vogliamo risulti un pezzo unico e non ci sia una cucitura proprio sul davanti. Questo vale anche per la parte davanti della paramontura. Fissiamo il cartamodello con gli spilli e disegniamo lungo il cartamodello un margine di cucitura di 1,5 cm e di 4 cm per l'orlo. Cuciamo le marche lungo il cartamodello e sulle pence. Quando si cuciono le marche bisogna lasciare il filo abbondante. Potete lasciarlo subito ad ogni punto o tirarlo in seguito. Taglio. Tagliate lungo tutti i margini di cucitura. Aprite il tessuto e tagliate le marche nel mezzo. Ora avrete tutti i pezzi di stoffa segnati su entrambi i lati. Imbastire. Iniziamo con imbastire le pence. Passate poi a imbastire la linea centrale del dietro e i fianchi. Lasciate la linea centrale del dietro aperta di 45 cm per inserire la cerniera. Assemblate poi la paramontura e successivamente imbastitela al vestito. Imbastite lungo lo scollo davanti, dritto contro dritto. Passate la paramontura sotto la spalla del vestito e imbastite sempre dritto contro dritto lo scollo dietro che rimarrà aperto per la cerniera. Imbastite lungo i giromanica, piegando i lembi della stoffa all'interno. Ora provate il tubino e vedete se vi calza a pennello. Se non fosse così, allargate o stringete i punti dove è abbondante oppure tira. Andiamo a cucire. Rifinite i pezzi di stoffa con un punto a zigzag oppure con la taglia e cuci. Se in alcuni punti arrivate con difficoltà, aprite le imbastiture e rifatele quando avete finito di rifinire la stoffa. Cucite per prime le pence. Se una volta cucito lo scollo davanti fa difetto, fate un taglietto nel margine interno. Imbastite la cerniera dritto contro dritto, lato sinistro della cerniera sul lato destro del vestito e cucite vicino ai dentini. Aprite la cerniera e cucite il lato destro della cerniera sul lato sinistro del vestito dritto contro dritto. State attenti a come la posizionate perché dovete riuscire a chiuderla. Fate una prova. Infine cucite l'orlo piegando la stoffa all'interno di 0,5 cm. Avete finito il vostro tubino. Io vi aspetto al prossimo video. Vi invito a iscrivervi al canale e se volete a guardare anche il video tutorial della gonna a tubino.